Va in scena la terza giornata del campionato di eccellenza pugliese. Al Fausto Coppi di Ruvo di Puglia è 0-0 tra Corato Calcio e Foggia Incedit. Nella prima frazione il Corato è complessivamente in controllo, ma il Foggia a rendersi pericoloso per primo al tredicesimo, con Dascoli che approfitta di un'indecisione della retroguardia neroverde e conclude, trovando però un lacirignolo attento che devia in angolo. Ancora Foggia, ancora Dascoli, pescato dal lancio di Rubino, ma il tentativo è di poco alto. Il primo squillo del Corato arriva da un'azione costruita a centrocampo, con Corato che trova Frappampina in area, ma il suo destro potente è controllato da Tigre. Dascoli si conferma il più pericoloso degli ospiti e prova al 38esimo a mettersi in proprio, ma il tentativo è debole e largo. Nel finale di primo tempo, grande doppia occasione per il Corato. Fanelli su punizione trova la spizzata di Dispoto, che finisce di poco a lato. Azione in fotocopia due minuti dopo, ma la girata del capitano neroverde questa volta è ancora larga di poco. Nel secondo tempo l'inerzia del match non cambia e sono subito pericolosi i padroni di casa. Volpe combatte, Frappampina raccoglie, ma la sua zampata viene deviata in calcio d'angolo. Costruisce ancora il Corato e Dalba lascia partire un diagonale su cui Tigre risponde presente. Al minuto 34 la sponda di Sicla ritrova Bevilacqua che può partire in contropiede, ma viene ostacolato da Rantuccio e la sua conclusione non impensierisce la Cirignola. Al 39esimo è ancora Corato. Volpe serve Mastrapasqua che ci prova dal limite ma non riesce a trovare lo specchio della porta. Il Corato ci prova fino alla fine, ma non trova il gol nemmeno sul colpo di testa di Rantuccio arrivato negli ultimi istanti di gara. Un punto a testa quindi per Corato Calcio e Foggia Incedit. La prossima giornata vedrà il Corato impegnato in trasferta a Galatina, mentre il Foggia ospiterà il Novoli tra le mura amiche.